schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto un glitch per poter eliminare tutti quei posti vuoti che magari avete in garage, avete nel CEO, avete nella base operativa, insomma dove cazzo li avete. Allora, io qui ragazzi ho un posto vuoto che non posso rimpiazzare con nulla, perché quando vado per comprarci sopra qualcosa non me la lascia comprare. Adesso vi faccio vedere. Ricordatevi che siamo nel terzo garage del CEO, eh? Quindi andiamo a comprare una LG. Vado già, non dovrebbe vedete, quando io entro non dovrebbe comparire questo, ma doveva comprarsi e basta. Quando vado per sostituire mi dice non venduto. Allora, che cosa si può fare per eliminare quel posto da lì? Allora ragazzi, perché dico da lì? Perché quel posto per il momento ancora non si può eliminare definitivamente. Si può eliminare dai garage, si può eliminare dalla base operativa, si può eliminare dal CEO, ma diciamo c'è un prezzo da pagare. Lo stesso posto che noi abbiamo diciamo buggato nella base operativa o nel CEO o in un qualunque altro garage andrà a buggarsi nella clubhouse, ragazzi. Quindi non elimineremo completamente quel posto, però magari per alcuni che vogliono vedere i garage completi e della clubhouse non gliene frega un cazzo, perché ce ne stanno tanti che della clubhouse sinceramente non gli frega niente. A me personalmente non è che mi interessa molto della clubhouse, è una proprietà che sfrutto pochissimo. Però i garage mi piace vederli tutti compatti, mi piacerebbe vedere il palazzo del CEO con tutti i miei veicoli, cazzi e mazzi, insomma. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiamare un veicolo dalla clubhouse, come ho appena fatto io, e lo dobbiamo andare a vendere. Voi direte, e che cazzo fa se lo andiamo a vendere sto veicolo? Ragazzi, questo farà sì che il vostro posto libero, diciamo, quello che avete nel CEO, dove cazzo ce l'avete, andrà a finire nella clubhouse. E adesso vi farò vedere. Io adesso vado a vendere questa Sanctus, vendo insomma la Sanctus, e immediatamente vado a comprare nel CEO dove non mi faceva comprare. E vedrete che ora mi farà comprare direttamente, non mi farà neanche entrare nel menu del garage. Vedete? Mi fa, diciamo, comprare direttamente. Allora, io avevo due posti buggati nel CEO, non so che cazzo ho fatto, però uno mi si è sbuggato, quindi sto cercando di capire come ha fatto a sbuggarsi. Non ho fatto questo procedimento, stavo provando dei glitch e un posto mi si è sbuggato, però non so che dirvi. Allora ragazzi, vi faccio vedere. Quindi a questo punto io ho un altro posto buggato. Se vado a, aspettate che lo sto cercando, se vado per sostituirlo con una LG non me lo fa sostituire, come si vedeva nel palazzo del CEO, come vi ho fatto vedere poco fa, insomma. Quindi dovrei fare nuovamente lo stesso procedimento di vendere un altro veicolo dalla clubhouse per far sì che quel posto in garage mi si sblocchi. Quindi andiamo a vedere. Mortascio, non si trova un cazzo. Allora vediamo. Quindi ricapitolando ragazzi, se voi vendete una moto della clubhouse vi si sblocca. Vedete, non venduto, ho trovato il posto vuoto, quello che ci avevo buggato, e mi dice non venduto. Adesso vi faccio vedere la clubhouse, ragazzi. Allora, se io adesso vado nella clubhouse, non avevo posti vuoti nella clubhouse,
se vado nella clubhouse e vado a cercare di comprare una Faggio per metterla nella clubhouse, mi dice non venduta, il che significa che in pratica il posto vuoto che io avevo nel CEO è andato a finire nella clubhouse. Io ho altri due veicoli, che diciamo due posti buggati, che sbaggerò in questa maniera per il momento, anche se cercherò di scoprire come ho fatto a sbaggarne uno, insomma, che avevo tipo quattro posti buggati. E che dire, ragazzi, non è di molta utilità, però magari per quelli che vogliono vedere i garage pieni zeppi, senza buchi nel garage, insomma, perché magari sono i garage che entrate più spesso nei garage, giustamente nella clubhouse ci si va poco, per tutti quelli che vogliono sbaggare i posti nel garage, questa è una soluzione. Non è una soluzione definitiva, però potrebbe essere una soluzione momentanea, si spera momentanea, perché come ho già detto sto cercando un metodo, perché mi sono sbaggato un posto ma non ho capito come ho fatto, ragazzi. Quindi spero che questo video vi sia utile, spero che ne farete buon uso, mi raccomando. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.